Ayrton Senna Tribute, ci stiamo spostando verso il tamburello per la commemorazione di Ayrton Senna, davanti la banda che sta suonando la marcia e dietro di noi ci sono i piloti Ferrari scortati che adesso racconteranno i loro pensieri su Ayrton Senna. E poi dietro ancora c'è la folla, una grande folla che sta partecipando oggi a questo evento, un grande successo di pubblico che dimostra quanto Ayrton Senna era amato dai tifosi. Da noi assieme ad altri amici eravamo qua il primo maggio di 20 anni fa e abbiamo voluto spendere una giornata per ricordarlo assieme, insomma. Quindi il ricordo di Senna per voi è ancora molto vivo oggi dopo 20 anni? Ma credo che lo sia per tutta la gente che è venuta oggi, senz'altro. Sì, beh, l'emozione c'è comunque perché io sono nata, cresciuta con le sue foto, con lei che mi parlava di lui, ho visto, è come se l'avessi vissuto, però non ero nata. What does Senna's legacy mean to you? I remember when it happened, but it's 20 years ago and was a very sad weekend for F1 on that time, but obviously that's in the past and now ragazzi, remember that. Thank you so much. È stata molto commovente, bella, tantissima gente, bella. È una cosa meravigliosa, è 20 anni dalla sua scomparsa, nei cuori dei brasiliani, nei cuori di tutto il mondo, Ayrton Senna è stato sempre grande. Per voi brasiliani rimane una figura carismatica, qualcosa di sì, fuori dal comune? Fuori dal comune, perché ancora Senna è vivo in Brasile con tutte le sue associazioni, tutto il suo istituto. Senna. Allora, siamo qua con Christian Ghedina, è appena finito il ricordo in onore di Ayrton Senna. Allora, anche te che vieni dal mondo della velocità, ma quello sugli sci, ti chiedo un ricordo di questo pilota, di quest'uomo. Beh, era un grande uomo e un grande pilota, con questo hai detto tutto, perché sia in pista, quando tiravi giù la visiera non ce n'era per nessuno e erano tutti avversari e era anche un pilota leale e corretto, e invece quando era fuori dalla pista e si toglieva il casco era una persona molto umile, molto coi piedi per terra e una grande persona, un grande uomo. State attenti, alle mie spalle c'è questo... C'è questo pannello, è un pannello che verrà firmato prima di tutto dai piloti della Ferrari e poi dagli amici suoi, dai suoi colleghi e man mano anche gli altri, per cui ognuno qui dirà io c'ero. Sono emozionato perché Una dimostrazione così sia per un pilota che comunque ce l'aspettavamo perché se lo merita tutto, oltre ad essere un grande pilota era anche un grande uomo, e quindi questa dimostrazione proprio classica di quello che era e il bene che le persone volevano. E poi un grazie enorme naturalmente a Ferrari che con tutto quasi il suo staff è stato qui e con i loro 4 piloti ci hanno onorato della loro presenza. Emanuele, 2 parole a caldo dopo la cerimonia di oggi su Ayrton. Voi siete di Formula 1? Formula Passion, sì. Allora, intanto grazie per tutto il supporto. È stato fino adesso, insomma, sembra un weekend memorabile, esattamente ciò che Senna e Roland si meritavano. Di tutta questa tristezza la cosa veramente bella è la partecipazione. Quanto la gente si è emozionata, siamo appena tornati dalla cerimonia, esattamente 20 anni dopo abbiamo fatto un minuto di silenzio, non c'era uno di noi che non aveva gli occhi lucidi, non c'era uno di noi che non aveva una lacrima che gli scendeva, e credo che nel 2014, in un mondo di tecnologia, in una Formula 1 super tecnologica che fa fatica un po' ad emozionare la gente, vedere così tanta gente che si è veramente emozionata, come si dice, mi fa ben sperare per il futuro.